Nessuna società vuole che la gente sia libera, perché un uomo libero è pericoloso per il sistema. Nessuna società vuole che tu diventi saggio. È contro l'investimento di tutte le società. Se le persone sono sagge, non possono essere sfruttate. Se sono intelligenti, non possono essere sottomesse. Non possono essere costrette ad una vita meccanica. Questa è calda. A vivere come robot. Si manifestano, vorranno manifestare la loro individualità. Saranno sempre circondate da un profumo di ribellione. Vorranno vivere libere. La libertà viene con la società. La libertà viene con la saggezza e nessuna società vuole che la gente sia libera. Le società comuniste, le società fasciste, le società capitaliste, indù, musulmane, cristiane, nessuna società. Perché nel momento in cui gli individui iniziano ad utilizzare la loro intelligenza, diventano pericolosi. Pericolosi per il sistema, pericolosi per la persona che sono al potere, pericolosi per gli ambienti, pericolosi per tutti i tipi di oppressione. Sfruttamento, soppressione, pericolosi per le chiese, pericolosi per gli stati, pericolosi per le azioni, le nazioni. In effetti un uomo saggio è come un fuoco, come un leone, una fiamma, ma non può vendere la sua vita, non potrà più servirli, preferirà piuttosto morire che essere schiavo. La libertà, ricorda, non ha prezzo. Sei nato libero e libero devi essere. La parola libertà, gridala, non avere paura, siamo in tanti, libereremo il mondo insieme a te, liberi sempre. La nostra vita è nostra, la nostra anima è nostra. Liberiamoci da questi soprusi. La stessa Costituzione dice che se un paese dittatoriale, tirannico, la popolazione ha diritto di alzare la testa, perché la Costituzione lo dice. Impariamo a avere in mano e a leggere la Costituzione, che sarà la nostra salvezza, perché chi dice che la nostra Costituzione non è più valida è un collaboratore. Bisogna averla in mano e imparare a leggerla. E nelle scuole non l'hanno mai fatto, perché sanno che se i bambini cominciano a capire già da piccoli la libertà, e la Costituzione è stata scritta dopo la Seconda Guerra Mondiale per essere liberi e per non far sì più che capiti quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale. E attenzione, io ve lo dico qua, guardate che piano piano ci stanno portando a questa direzione. Dobbiamo restare uniti, più siamo, più loro hanno paura, più noi saremo vincenti e sempre più liberi. Grazie, scusate.